Bene, quindi grazie appunto, grazie davvero a loro per questa bella occasione, senz'altro sarà. È bella come occasione, sarà senz'altro succosa, sono sicuro, per ascoltarli, io vi do semplicemente un po' il microfono, per ascoltarli nel parlarci di questo Antonio Cleopatra che ha debuttato a Torino ieri sera, uno spettacolo che ha già un giro, ha avuto credo un solo, una sola piazza finora, giusto? No. Ah no, ecco, subito ho sbagliato. Ha già un suo percorso. 25 recite, quindi ha già un suo percorso, diciamo, piuttosto robusto, però a Torino ha debuttato ieri, quindi non so in sala quanti l'hanno visto, probabilmente molti, ma anche può darsi che ci sia qualcuno che non l'ha visto, naturalmente, sì. Perché inizia adesso. Uno spettacolo molto bello, come Walter, adesso parlando di Walter Malosti, che è anche regista, oltre che attore, e poi naturalmente ti vediamo dentro invece anche Anna, è uno spettacolo come appunto lui ci ha abituato ormai da molto tempo, che è uno spettacolo coraggioso, uno spettacolo che si percepisce come pubblico, di quegli spettacoli fatti per necessità artistica, ecco. Questo è un elemento che negli spettacoli di Walter Malosti, soprattutto forse negli ultimi anni, ma forse da sempre, quando io lo vedo anche da un piccolino, ho sempre percepito questo elemento nel suo teatro, che per me è di grandissimo interesse. Cioè, quando si guarda un suo lavoro, non ci si trova di fronte a uno spettacolo e si pensa, beh sì, poteva fare un'altra cosa, sì, l'ha fatto perché doveva chiudere, diciamo, la sua programmazione. No, c'è una necessità molto forte che arriva, diciamo, con grande forza nello spettatore. Quindi, come sempre, i suoi lavori, e Antonio Cleopatra non mi sembra che faccia eccezione da questo punto di vista, ti lascia anche disorientato, proprio perché ha questa forza e ti lascia con dei pensieri, per fortuna, e quindi, insomma, parlarne è particolarmente interessante. Un lavoro, partirei da questo spunto che giro subito a Walter, un lavoro che è essenzialmente un lavoro su, diciamo, sulla passione, su questo amore, questa passione così spropositata, così violenta, così forte, intanto di loro due, ma che parla sicuramente di altro, anche di altro, e che allo stesso tempo lo spettacolo, un grande gesto d'amore nei confronti di Shakespeare, della parola, del verso di Shakespeare. Walter Malosti, diciamo, non è certo nuovo a frequentare soprattutto la parola, direi, più che il teatro, certo anche il teatro ovviamente, ma la parola, il verso, l'opera di Shakespeare, e quindi uno spettacolo che, parlando di una passione sfrenata, stralipante, come mi sembra che lui scriva in quelle belle paginette che ci sono pubblicate, molto dense, molto belle, un amore stralipante, e intanto mi piacerebbe partire di qui, un gesto d'amore suo molto forte, molto appassionato nei confronti di Shakespeare, che è molto rispettoso per certi versi, ovviamente, ovviamente lo dico nel senso che stiamo parlando di Shakespeare, ma allo stesso tempo si prende anche delle libertà, come deve essere, come a me come spettatore, per esempio, piace sempre molto vedere in un artista. Ecco, potremmo partire di qui, sì. Per esempio. Buonasera a tutte e a tutti. Ma sì, il testo e anche lo spettacolo nasce dai versi, dalle parole che Shakespeare ha scritto. Sembra una cosa così banale, ma in realtà non è mai così, nel senso che la nostra base è proprio quella, cioè fin quando non abbiamo trovato il modo di scolpire, prima sulla pagina e poi incarnati dai corpi e dalle voci degli attori, lo spettacolo non esisteva, nel senso che questo testo ha bisogno di una sorta di scultura di questi versi, non si possono, diciamo, recitare in maniera quotidiana, non si possono recitare, bisogna recitare solo in un unico modo, perché lo senti, è quasi un materiale vivo, un materiale organico, che se è fatto in un certo modo, emesso in un certo modo, funziona, sia per gli attori che per chi lo ascolta.
Detto in un altro modo, con meno energia, perché dire i versi in questa maniera richiede molta energia, non passa. Quindi è un lavoro legato all'energia, al ritmo, alla musica, delle parole e al loro essere concrete. Per concreto intendo sia, diciamo, la caratteristica shakespeariana, che è quella di costruire quando lavori in versi. Antonio Cleopatra è per il 95% in versi, ma è sempre molto concreto, molto organico. Non c'è mai un verso messo lì per adornare, è sempre, riguarda qualcosa che ci che sentiamo profondamente, ed è quasi sempre legato a cose concrete. Cioè non c'ha, certo, a volte noi, come quando guardiamo dei quadri antichi, a volte ci mancano dei punti di riferimento, ma insomma, il lavoro che abbiamo cercato di fare io e Nadia Fusini è quello di restituire questi punti di riferimento, quando erano troppo distanti, di lasciare perdere. Cioè nel senso che a volte, diciamo, la distanza incute timore allo spettatore, no? Non abbiamo fatto un lavoro di semplificazione, anzi, abbiamo cercato di rendere la complessità del testo senza sminuirlo. Questo è passato soprattutto da una costruzione, diciamo, appunto, di questi versi, in modo che suonassero, perché la lingua di Shakespeare è una musica, diciamo, ha una musica importante dentro di sé, non soltanto il contenuto, cioè la storia, come siamo abituati a sentirla, ma molto del senso viene fuori dalla musica. E quindi, diciamo, il principale lavoro è stato quello di scolpire i versi, scolpire il tempo, come il titolo di un bellissimo libro di Tarkovsky, di suoi saggi, di sue interviste. Quindi anche tutto quello che è venuto dopo, cioè, diciamo, tutto si è costruito intorno a questa scultura delle parole, sostanzialmente. Quindi i corpi si sono adattati a queste parole, e anche la scena, sostanzialmente, che abbiamo pensato prima, ma è nata per accogliere questa sorta di scultura vivente e organica. Il testo è tutto di Shakespeare, non abbiamo, diciamo, siamo concessi un'unica digressione che adesso racconterò, ma diciamo ci sono tre zone sostanzialmente che non sono strettamente di Antonio Cleopatra, che sono due sonetti. Uno è detto a metà, da Eros, che abbiamo qui l'autore Dario Guidi, e l'altro è, lo dico io all'inizio, in questa sorta di spettacolino che i due, ballando sulle tombe, organizzano per il popolo, no? Un sonetto d'amore, perché i sonetti dedicati alla Dark Lady, che è l'ultima parte della collezione dei sonetti, ci sembrava che assomigliassero molto a quello che Shakespeare dice di Cleopatra, anche perché ho raccontato questo primo innesto, perché la lingua di Antonio Cleopatra è molto simile a quella della sua opera poetica. Tra l'altro l'opera poetica è l'unico, in particolare i due poemetti, sono gli unici esemplari originali certi di Shakespeare che lui ha stampato. E il teatro non lo stampava, per Shakespeare il teatro era un lavoro quasi d'artigiano, no? Esistevano delle edizioni pirata, come esistevano i DVD, no? Una volta, sì, specialmente a Napoli si compravano i DVD pirata, ma lui non ha mai stampato in vita. Abbiamo numerose opere che ci sono arrivate grazie ai suoi soci, che nel 1623, dopo lui era morto da 7 anni, decidono di stampare tutti i copioni che hanno. E Antonio Cleopatra è un'eccezione, nel senso che è un testo che sembra quasi integro, infatti non si sa se sia stato davvero mai messo in scena, ma questa sua integrità è interessante per noi perché appunto è molto più vicino, appunto, alle opere poetiche, è molto più complesso, non è passato al vaglio della scena come alcune delle sue opere più famose, no? Ad esempio di Amleto ci sono 4-5
di quelli che si chiamano in quarto, no? sono dei piccoli volumi pirata, appunto, no? Che si differenziano parecchio uno dall'altro e che si differenziano moltissimo poi da quello stampato nell'infoglio del 1623. L'altro innesto che abbiamo fatto, prendiamo l'attore Massimo Verdastro che lo recita, è di Cavafis, una poesia su Antonio che viene abbandonato da Dioniso, che in qualche modo ritorna un po' a Plutarco. Shakespeare aveva sul comodino due libri da cui ha tratto questa opera, entrambi di Plutarco, Le vite parallele, in particolare La vita di Antonio, in cui Antonio viene piuttosto criticato, diciamo, criticato aspramente, perché è la parte romana, la parte vincente che poi lo scrive, e dall'altra Iside e Osiride, sempre di Plutarco. La cosa geniale che fa Shakespeare è che fa del personaggio di Cleopatra una sorta di unione tra il personaggio, diciamo, raccontato dai romani e da Plutarco e Iside, quindi lo rende un personaggio sacro, e quindi torno alla tua domanda iniziale, e l'eros che qui viene glorificato, ma non è appunto il sesso straripante, è proprio l'eros, cioè qualcosa di legato molto alla mente, no? Che devo dire, in un'epoca come la nostra è molto interessante, perché ormai l'eros è totalmente assente, no? Non si gode più con la mente, no? Diciamo, qui è un'unione, cioè qui il corpo e la mente stanno insieme, ed è un po' questa l'eresia, è un po' questo il disordine che i romani imputano a Antonio, no? Qui abbiamo anche Flavio che ti dice che fa l'ambasciatore iniziale, che dice: la demenza del nostro generale oltrepassa ogni misura. Ma è interessantissimo questo oltrepassare la misura, perché appunto loro due, Antonio e Cleopatra, oltrepassano la misura, ma non è, cioè, un'eccezione negativa per i romani, ma ovviamente per loro è una cosa fantastica, no? E soprattutto per Antonio avvicinarsi a Cleopatra, che appunto ha qualcosa di sacro, anche in alcune battute di altri personaggi lo si dice, no? I sacri sacerdoti la benedicono anche quando pecca di lussuria. Quindi Shakespeare mette insieme queste due cose e non c'è niente da fare. Quindi, e l'altra cosa interessante del testo è che è scombinato, cioè un testo totalmente disorganizzato, che forse anche questo è dovuto al fatto di non essere mai stato messo in scena, ma è una cosa interessantissima, perché è un profluvio di stili differenti uno dall'altro. Ed è anche l'infinita varietà concessa a un personaggio come Cleopatra, che è infinitamente diversa a ogni scena che affronta. Noi italiani siamo un po' disabituati a mettere insieme il comico e il tragico, è una cosa che invece appartiene alla nostra storia, perché i grandi attori, appunto, sia della commedia all'italiana, diciamo, gli ultimi grandi eredi, no, della tradizione italiana, invece erano abituati a mettere insieme i due aspetti, no? A ridere di comici dell'arte, a ridere della morte, no? Della fame, no? Invece noi, diciamo, attualmente tendiamo a essere un po' manichei, no? È un po' difficile che le due cose stiano insieme. E insomma, bisogna rassegnarsi anche qui al fatto che Shakespeare scrive una scena diversa dall'altra. Non l'ho inventata io, diciamo. Anche perché, appunto, e finisco, e qui chiudo poi. Lascio la parola a Anna, altre tue domande, e a domande vostre se ne avete, questa varietà. Noi siamo stati pedissequamente filologici, io soprattutto, poi la Fusina di Nato mi bacchettava, perché nonostante sia un linguista di fama internazionale, diceva: ma basta, ma anche se c'è una sillaba in più, ma che te frega, no? Però siamo stati attentissimi ai campi semantici, cioè il problema della traduzione dall'inglese all'italiano è che Shakespeare scrive questi blank verse, che sono 10 versi con dei piedi molto precisi, molto ritmici, assomigliano molto alle canzoni che si ascoltano, sono molto ritmati i versi shakespeariani, e noi per farci star dentro quel contenuto dobbiamo usarne 15 o 16 di sillabe, tranne alcuni casi fortunati, e quindi capite bene che c'è una selezione, cioè noi abbiamo un materiale che sono, insomma, che è oro, no? Però purtroppo dobbiamo a volte, l'altra cosa complicata dell'inglese è che
molti lemmi, molte parole esplodono, cioè hanno più di un significato. E Shakespeare fa un sacco di giochi di parole. In questo testo le parti comiche sono piene di giochi di parole, che ovviamente sono intraducibili, forse solo Bergonzoni saprebbe tradurli o riscriverli in maniera adeguata. Quindi sono parole che esplodono e sono parole musicalissime. Mi taccio, vedo. Noi siamo qui per ascoltarti e ascoltarvi. Quindi, Shakespeare è tutto fatto, no? di questo lavoro sulla parola formidabile. Non credo sia del tutto un caso, forse un po' è un caso, ma non del tutto, che l'ultima volta che abbiamo visto a Torino insieme, in scena, Walter Mamostri e Anna Della Rosa, se non ricordo male, era con un testo di Testoni la cui protagonista era una Cleopatra. Allora, probabilmente c'è un elemento casuale, che fosse l'ultima volta che li avevamo visti a Torino, però forse non è del tutto casuale, diciamo, non forse, perché evidentemente questa cosa, pur se Testoni non è Shakespeare, però per esempio il ragionamento che tu facevi su questa lingua straordinaria di Shakespeare, che peraltro nel suo caso noi dobbiamo per forza e voi dovete per forza, diciamo, sulla quale lavorare in traduzione, invece nel caso di Testoni, per fortuna almeno c'è un lavoro sulla lingua, che però ha quel respiro, no? Quella complessità, quell'insieme di alto basso, di eroe vile. Ecco, tutto questo appunto nel personaggio di Cleopatra è, come dire, perfettamente evidente, no? E devo dire che Anna Della Rosa è... Adesso Walter dice che quale attrice poteva recitare lo scrivere in programma di Sanno se non lei. È così, cioè, nel senso che lei proprio restituisce questo prisma, no? In un modo efficacissimo e molto complesso. Vuoi dirci tu qualcosa? Beh, prima voglio dirti grazie per queste belle parole. Siamo noi a ringraziare. E poi, beh sì, in effetti con la regia di Walter ho fatto Cleopatras di Giovanni Testori, che è una reinvenzione di Testori a partire dal personaggio di Cleopatra, la Cleopatra di Shakespeare, la Cleopatras lussuriosa di Dante, la Cleopatra della sua immaginazione, tanto che in Testori diventa anche una manager, o alla Lombarda reinventata e giocosissima di Testori, una manager brianzola che gestisce banche, e beauty e saune e ristoranti e oratori, gestisce tutto, tutto ha, tutto desidera, e come giustamente dicevi è stato con le due Cleopatre, quella di Testori e quella di Shakespeare, hanno, come tu hai detto benissimo, ovviamente, una mescolanza in perfetta armonia tra comico, tragico, lirico, patetico, carnale, spirituale, e quindi per un'attrice è una possibilità di lavoro personalmente molto stimolante, perché si tratta di attraversare un materiale vario, ricco, che chiede di ingaggiare molto di sé e anche di immaginare molto. Non è una piccola sfida, è una grande sfida, ti invita a un grande viaggio, sia a Testori che Shakespeare. E però questo invito che rivolge all'interprete è l'invito che rivolge al pubblico, ed essendo il pubblico il nostro padrone, in senso bello, è stupendo poter portare in scena personaggi e testi del genere, proprio perché consentono al pubblico di fare un viaggio in cui la sensibilità dello spettatore si estende moltissimo, fa come un grande stretching, e mi pare che sia anche un po' il bello e compito dell'arte estendere i nostri confini.
diciamo che l'elasticità dell'infanzia si irrigidisce di anno in anno e ci restringiamo. E invece l'arte ci allena a non restringerci, e devo dire che Cleopatra mi pare che sia veramente emblematica di questo atto creativo, poetico, teatrale, sia davvero l'emblema di cosa può l'uomo creare e di quale dono fa un poeta agli altri esseri umani che non hanno la capacità di poetare, ma hanno ancora voglia di farsi conquistare dalla parola, ovvero questa capacità dell'uomo di librarsi oltre i confini. Cleopatra fa questo. All'inizio c'era la difficoltà da interprete di trovare una coerenza interna tra le varie scene, e Walter mi diceva: non devi trovarla perché non c'è. E allora anche qui abbandonarsi all'incoerenza. Tu hai usato questa parola, hai detto è uno spettacolo che lascia anche disorientati in senso positivo, e in effetti sono d'accordo, anche questo trovo che sia una parola che per Cleopatra e per il teatro e per Shakespeare e per come Walter lavora e come noi abbiamo lavorato sia una parola chiave: disorientarsi, ovvero abbandonarci, ovvero perderci nel bosco. Detto questo, c'è un punto però, una linea comune di Cleopatra, sia in Shakespeare che in Testori, che permette di tenere insieme questa incoerenza, e ovvero il vivere tutto alla massima potenza. Quindi la furia è iperfuria, la gelosia è ipergelosia, la passione è iperpassione, il comico è ipercomico, e quindi questa ampia misura è quello che a mio parere guida, è la rotaia che sta sotto tutto il percorso. E le parole, sicuramente Tessori scrive in poesia, Shakespeare scrive in poesia, che significa come interprete cercare di rovinare il meno possibile la meraviglia delle parole che ti sono state consegnate, la loro musicalità, il loro ritmo, le immagini che costruiscono. E sempre più mi pare che il compito di un attore sia cercare di rovinare il meno possibile la materia quando è sublime, e per grazia di Dio mi capita spesso di poter lavorare con testi di questo genere, e la bellezza di lavorare con un regista come Walter è proprio che lui ti aiuta con una grande gentilezza e fermezza a far uscire la specificità delle parole, e questo l'ho condiviso con i miei compagni di lavoro, ed è il gioco cui ci dedichiamo con grande amore tutte le sere. Prendo lo spunto da queste parole molto interessanti di Anna, che diceva adesso, se dico bene, se uso i termini che hai usato tu, non rovinare il verso, giusto? Hai detto questo? Sì, non rovinarlo, sì. Non appesantire, cercare di restituirlo nella sua natura. Esatto. Volevo dire che voi, in particolar modo voi, per come recitate, quel verso lo fate vostro, cioè c'è un lavoro di appropriazione da parte dell'attore del verso, che è una delle cose più interessanti come spettatore, sentendovi recitare, che è molto particolare. Cioè, io voglio dire, è chiaro che c'è il verso di Shakespeare, e voi ci avete spiegato benissimo quanto questo vi interessi, e io vi dico da spettatore che questo arriva. Però è anche vero che tutto questo lo fate attraverso un gesto di responsabilità artistica in quanto attori, perché poi quel verso lì ve ne appropriate e lo restituite come un verso vostro. Questo un attore lo fa sempre, anche se non lo vuol fare, anche se lo fa male, è ovvio che lo restituisce lui. Ma un altro conto invece farlo consapevolmente e bene, sono due cose diverse. Voglio dire che, per esempio, la loro recitazione, per chi ha visto o chi conosce il
loro teatro, una recitazione particolare, una recitazione giocata su ritmi, pause, tempi, toni che non sono quelli del teatro più normale, più naturalistico, sono, lavorano su un altro territorio, no? Che è molto interessante, che porta l'attore a restituire una propria, proprio digerire quel verso. Ecco, volevo chiedervi cosa ne pensate, perché io trovo che questo sia l'elemento più interessante, cioè l'incontro, adesso Shakespeare e Shakespeare, d'accordo, però l'incontro fra uno dei massimi geni dell'arte teatrale, non solo, e però degli artisti che si mettono in relazione e lo restituiscono attraverso un lavoro proprio. E Walter scrive in queste pagine, aggiungo solo questo, sì, Walter scrive nelle paginette del programma di sala, riferendosi alla scenografia, ma secondo me si può forse estendere alla recitazione. Lui dice: non simuleremo i luoghi, ma li evocheremo. Infatti i luoghi non sono simulati, sono evocati. No, questo, la scenografia quasi non c'è, o c'è tantissimo. Ecco, forse con la recitazione fate qualcosa di molto simile, cioè evocate qualcosa e non simulate. Non è che lei recita una Cleopatra naturalistica o lui recita un Antonio. È tutto un gioco di ritmi musicali. È difficile. Devo dire che ultimamente, cioè, come sapete tutti, non so se lo sapete, insomma, sono passato per anni sotto le forche caudine di Ronconi, quindi per molti anni ho lavorato tantissimo a tavolino, ad esempio, anche quando facevo le regie mie, no? Anche se ho proseguito tutto un lavoro, diciamo, più personale, da sempre, insomma, quando Ronconi mi ha conosciuto, io ho conosciuto lui, io già avevo fatto il mio primo spettacolo piuttosto importante nell'ambito, diciamo, del teatro di sperimentazione. Però devo dire che quella cosa mi ha molto segnato. Per un po' di anni ho cercato di rimescolare le cose, no? Con tutti i miei amori, tra cui Carmelo Bene, ovviamente, che è uno degli altri grandi, no? Miei amori. Ma devo dire che adesso, diciamo, sono molto attento a scegliere le persone che lavorano con noi. Mi piace lavorare con delle personalità originali, quindi abbiamo fatto un lavoro, diciamo, sottile. Non è stato, in teoria abbiamo fatto poco, più che altro ho rotto le balle sul ritmo, sul tempo, ma non qualche volta sull'intonazione, cioè, ma non, mi piace che, come facciamo anche noi d'altra parte, escano fuori dalle personalità i versi, che non ingabbino chi li deve recitare. Cioè, è una libertà un po' vigilata, perché abbiamo, cioè, è molto formale, no? Il lavoro dal punto di vista ritmico. Però poi ognuno di loro ci mette veramente qualcosa di proprio. Mi ricordo quando ho iniziato, a volte c'erano delle recensioni che scrivevano: ma ognuno recita per conto suo. Cioè, no, ognuno recita in modo diverso dagli altri. Vabbè, quella per me invece è la cosa migliore che ci possa essere, cioè l'originalità, cioè non deturpare, forse anche quel discorso che faceva prima Anna, lei diceva di non rovinare, diciamo, il materiale che ci è stato donato, no? La cosa difficile per un regista è non rovinare degli attori, no? Perché molto spesso accade, no? Quando uno si incaponisce a far fare qualcuno che è contro la sua qualcosa che è contro la sua natura, a volte bisogna farlo, perché magari il personaggio è complesso, è difficile, però in generale, appunto, secondo me è qualcosa che ha a che fare con la tecnica, un pochino. Beh, ci sono attori esperti come Massimo, altri meno esperti, quindi vi presento anche gli altri, sono Gabriele Rametta, quel gigante di 2 metri che è entrato prima. È arrivata Carla. Carla Vukmirovic, che fa Ottavia, abbiamo Ivan Graziano che fa Agrippa, e il grande Dario Battaglia che l'anno scorso faceva Valentine, se qualcuno ha visto Lazarus, che fa Cesare Ottaviano, da capitolo già nominato, Massimo Del Dasto anche, per Parigi. Però appunto
Avrete notato un team compatto, non c'è, non, ma questo è un'alchimia strana, cioè nel senso che molto per me passa dal tempo, sempre di più mi convinco che diciamo, un attore deve stare a tempo, a modo suo ovviamente, che poi ad esempio Dario Guidi canta una canzone. Abbiamo iniziato all'inizio, io sono molto rock, no? come spirito, abbiamo cercato un pochino di... e poi abbiamo accolto la sua anima, diciamo, e ci abbiamo messo dopo la nostra, il nostro graffio. È un po' così, è un lavoro particolare quello con gli attori, che però poi sono stati bravi perché i versi li dicono molto bene. Diciamo, qualche regola di base ci siamo dati, no? Un po' feroce sulla, a volte da rispettare a volte no. Per esempio Shakespeare fa un lavoro molto interessante essendo un genio sul capoverso, ma no, non è come ci immaginiamo, cioè noi siamo abituati un po' alla poesia diciamo di Dante, no? Queste, anche lì ci sarebbe da dire comunque sull'enjambment, cioè andare a capo eccetera eccetera. Io sono convinto che questi a capo siano come delle, dei momenti di rilancio, no? Del, e quindi insomma, un lavoro di base che abbiamo fatto è quello di rispettare diciamo, il verso, a volte anche forzando qualche volta il significato, ma tutto questo dà poi allo spettacolo un ritmo propulsivo, che è il ritmo di Shakespeare sostanzialmente, cioè abbiamo cercato di rispettare quell'energia, no? Ma è un po' come era la musica, la cosa che deve passare al di là di tutto, no? È l'energia, no? E siamo persone che scambiano energia con altre persone. Poi vabbè, c'è tutto un mondo tecnico, ovviamente io ho un mondo tecnico particolare, che ho lavorato molto sulla poesia, altri anche l'hanno fatto, ma ovviamente ognuno ha modo suo, hanno un percorso ricchissimo con grandi artisti, no? E quindi in realtà è molto meno, come si può dire, formale di quanto si creda, no? Il lavoro. È per questo che è interessante, perché loro sono sempre sul filo, no? Sempre in equilibrio, no? Sempre lì sul punto di cadere, perché non è... è la cosa che mi interessa molto, diciamo. Ed è un rilancio, l'altra cosa importante è il rilancio delle parole agli altri, cioè non fare mai cadere questi versi, no? Non lasciarli lì chiusi, no? Che poi paradossalmente noi, vabbè, invece per farlo bisogna chiudere, ma è un po' come Carmelo Bene diceva a un certo punto di questo, forse l'abbiamo già parlato qualche altra volta, diciamo, c'è un bellissimo, non si trova forse più su YouTube, c'è una, lui viene, sta facendo il Manfred e c'è un servizio di un grande giornalista italiano, che però è anche un regista, che va a casa sua, non so se l'hai mai visto. Sì, sì. E allora lui... c'è su YouTube. Era fanatico di leaderistica, di lead, ma non amava Fischer Discount. E allora fa sentire a questo ospite, in questa casa tutta nera, questo vedi che canta fermo, e Schlussmus, no? E infatti fa sentire la differenza tra questi due lead. Ecco, quello che cerchiamo di fare un po' noi, questo che non, forse a voi tecnicamente non dice niente, ma neanche ai miei attori, perché poi mi esprimo molto spesso a gesti, quindi fai un po' più, quindi è un po' difficile, come un direttore d'orchestra più che come un ormai, no? Mentre, cioè, quindi canto fermo, c'è qualcosa che deve stare sempre lì, che quando riprendi è almeno allo stesso livello di prima, ma è fermo, non cade, non so come dire. Spesso nella recitazione si cade, no? C'è questa cosa, no, invece c'è questa idea che continuamente, Garboli la definisce un po' malandrinamente in erezione, no? La lingua di Molière, no? Ma è questa cosa, è una cosa propulsiva, qualcosa di animalesco, qualcosa che c'è tantissimo nella lingua di Shakespeare, quindi che è formalmente altissima, ma con dentro una animalità anche altrettanto forte, no? Un'energia, una forza, quindi non c'è una risposta, ma è questa la risposta che posso dare. E posso dire una cosa che mi fai pensare a una cosa a cui tengo moltissimo. Non rovinare non significa essere neutri. Anzi, quando
a volte mi capita di assistere a degli spettacoli che a mio parere hanno un po' un equivoco, per cui un'energia un pochettino bassa, diciamo, con la quale prendiamo l'autobus alla mattina alle 8, a mio parere non può essere espressiva su un palcoscenico, o una neutralità, nel senso la dico piatta e più o meno arriverà, non è così. Se uno in palcoscenico vuole rappresentare l'energia di una persona sottotono alle 8 della mattina sull'autobus, comunque deve farlo con un enorme livello energetico, anche se deve rappresentare o incarnare un livello di energia basso. Per fare il pianissimo nella lirica ci vuole molto più potenza che non per fare i forti. Per cui è bello questo che tu dici, che sono molto personali. Sì, perché un po' la magia del teatro, dell'attore che cerca di fare, è proprio di restituire la Shakespeare, ma lo fa lui col suo corpo, con la sua voce, con la voce. La mia voce è uguale a quella di mia madre, che è uguale a quella di mia nonna, che porta con sé la diga sulla quale abitava. Cioè, non c'è niente che finisca solo con noi, voglio dire. Ma a me piace tanto questa cosa, penso che ogni persona sia come un albero, una corteccia nella quale vediamo tanti anelli, e quindi è chiaro che io cerco con i miei anelli di restituire quello che credo che sia Shakespeare, e Shakespeare a sua volta era un essere umano con i suoi anelli. La cosa magnifica è che Shakespeare conosceva e sapeva raccontare molto bene l'essere umano, quindi la disposizione d'animo, a mio parere, è quella di cercare di far uscire quell'umano che Shakespeare sapeva raccontare. Cioè, io metto il mio umano, cerco di mettere il mio umano in collegamento con l'umano di Shakespeare, e che quindi risuonerà con l'umano vostro. Adesso, a me pare vagamente di essere stata chiara, ma non lo so. Nel caso abbiate pietà e venite a vedere lo spettacolo. Tra l'altro lo spettacolo, come sapete, non dura poco. Non voglio disincentivarvi. Non dura poco ed è uno spettacolo, appunto, che ha una sua... Poco più di due ore. E ha una sua complessità, ovviamente, ma ieri sera il teatro era molto catturato. Non capita sempre come spettatore di percepire che il teatro è un po' all'unisono con gli attori. È un'esperienza che loro stessi credo che abbiano percepito, ma che come spettatori non è sempre così ovvia. Quindi, insomma, ci riuscite in questo lavoro. Non so se qualcuno vuole intervenire, e si può naturalmente fare, abbiamo anche un microfono apposito, e se nessuno lo vuol fare, io chiedo. Dico solo un'ultima cosa, questa cosa per chiudere questo discorso della Shakespeare, poi in qualche modo è poesia orale, no? D'altra parte anche Dante veniva letto in pubblico da Boccaccia, lo sappiamo benissimo, quindi... La poesia è... La poesia detta. Ho letto recentemente questo libro di Bettini che si chiama Le voci di Roma. C'è questo episodio straziante di un poeta all'epoca famoso che a corte, diciamo, Virgilio leggeva l'Eneide, e quindi la modificava man mano che la diceva, no? Che è una cosa straordinaria. È morto Virgilio, questo poeta dice: ma adesso come facciamo? Non c'aveva più la voce, cioè univa, c'era questa idea di unire qualcosa, i versi, che però erano considerati, sì, meno della voce che li portava, no? E che penso che sia una cosa straordinaria, come quello che cerchiamo di fare noi, appunto, è quello di restituire questa voce ai fantasmi, sostanzialmente. Tra l'altro non dimenticherei che Shakespeare era un attore, una cosa che io spesso discuto con i miei studenti. Shakespeare, certo, per noi è un poeta, sono rimasti le parole, però era un attore di prima compagnia, quindi a corroborare, diciamo, se ne avessi mai avuto bisogno. Se nessuno vuole intervenire, io chiederei una cosa ancora a Walter, ma la chiedo a tutte e due.
in questo lavoro, come spesso succede soprattutto negli ultimi lavori di Malosti, c'è un lavoro sul suono particolare, molto particolare, per cui diciamo, non soltanto ciascun attore lavora sulla propria voce, ovviamente in modo peculiare, specifico, ma anche grazie a un'amplificazione giocata da ciascuno in un modo diverso. E poi c'è una interlocuzione, un contrappunto degli attori che recitano con dei suoni, appunto non è solo musica, a volte canto, è tutto un lavoro su un elemento che potremmo riassumere un elemento musicale, che non ha niente a che vedere con la musica di accompagnamento, è proprio un lavoro sul significato della musica, del suono in scena, mettendo insieme voce, musica, mi sembra una costante nel lavoro di Walter, che in Antonio e Cleopatra ha una sua poi sì. specifica. Sì, qui diciamo, rispetto ai miei lavori soliti è proprio diverso, nel senso che all'inizio non sapevo cosa dire a Giubi, al Caro e a Andrea Cauduro, perché avevo prima bisogno di costruire l'edificio delle parole, cioè ci ha messo, infatti, li abbiamo fatti venire, ma non facevano niente sostanzialmente per i primi giorni. Perché io avevo bisogno di costruire, che è molto io in realtà, soprattutto personalmente, diciamo, lavoro tantissimo nell'intreccio tra musica e parola, tutto nasce insieme, diciamo, no? Specialmente i lavori che ho fatto su Shakespeare in precedenza. Ma qui sentivo che era necessario prima cementare bene questo edificio, proprio come fossero delle sculture da mettere in scena, come se le parole dovessero prendere il loro corpo, il loro peso, e dopo la musica. Poi, diciamo, una volta fatto questo lavoro di base, abbiamo fatto un lavoro, direi, cinematografico, sostanzialmente. Un lavoro non didascalico, le scene sono contrappuntate da ambienti sonori, direi, più che da musica. C'è una chitarra che suona dal vivo, che dà il ritmo ad alcune scene. Soltanto in alcuni casi si apre il lavoro, diciamo, in senso melodrammatico, per cui ad esempio io a un certo punto recito su di Don Enea tutto trasformato, e lì è tutto a tempo, ad esempio. Qui il tempo principale è quello delle parole, quindi è un po' diverso, però l'interazione ovviamente poi a un certo punto c'è stata, si è costruita, c'è una bella sintesi, diciamo, tra questo mondo, diciamo, precedente mio, che magari tornerà in altri spettacoli. D'altra parte, io ogni spettacolo che faccio lo faccio in maniera diversa, cioè non c'ho quello precedente era Lazarus, le canzoni di Bowie, per forza, cioè magari ce l'è sempre, no? Però questo, diciamo, dopo che, diciamo, abbiamo costruito un ambiente sonoro per ogni scena, che non è stato facile, che la parte egiziana è più acquatica, ci sono tutta una serie di... perché lì c'è tutta questa idea del fango, no? del straripante. D'altra parte io dico che siamo io e Cleopatra, ma il Nilo diventa fertile quando straripa, no? Quindi diciamo, ha qualcosa di acquatico la vita, no? Nasce dal fango, nasce dalla melma. Invece, diciamo, i romani in qualche modo hanno una cosa, hanno una musica più elettronica sotto, qualcosa di più, anche se è leggera, diciamo, in cui la chitarra dà il tempo spesso, no? Più marziale, se vogliamo, no? Ma anche lì perché c'è questo scontro, diciamo, tra appunto l'irrazionale, forse, per chi lo guarda da un certo punto di vista, dell'Egitto, no? In cui nell'acqua, cioè, non sei più nel tuo elemento, diciamo, no? Devi scivoli, fai, no? Invece l'ordine, quindi terrigno, diciamo, dei romani, che hanno anche loro i loro sentimenti, ovviamente, no? Ma insomma, nel contesto, diciamo, è quasi una lotta tra Oriente e Occidente, perché l'Egitto di Cleopatra non è l'Egitto come ci immaginiamo, insomma, oggi in Nord Africa. Era una terra governata dai Greci, dai Tolomei,
Cleopatra è probabilmente di origine macedone, e Giulio Cesare, quando istruisce i due ragazzotti, Agrippa e Cesare Ottaviano, perché li sceglie prima di morire, è curioso perché li sceglie insieme, poi loro insieme sostanzialmente governeranno Roma fino alla loro morte sostanzialmente, li manda prima in Macedonia a studiare la letteratura greca e poi a Sparta a imparare il mestiere delle armi. Quindi Giulio Cesare si rivolge all'Oriente, diciamo, per acquisire, per far acquisire esperienza a questi due ragazzi che poi domineranno il mondo. Ma Cleopatra poi è una sorta di magnete anche per Giulio Cesare, perché anche lì, quando erano amanti, anche lì Giulio Cesare medita di spostare l'asse di quello che ancora non si chiamava impero a Oriente, chissà cosa sarebbe successo. Quindi non è soltanto ordine e disordine, ma è qualcosa di più. Cioè l'Oriente è più difficile da afferrare, forse, come anche le opere di Shakespeare, e invece l'Occidente è un pochino più ordinato, no? Tant'è che appunto lo spettacolo inizia con le parole legate al disordine di Antonio e finisce col massimo ordine che noi purtroppo abbiamo tagliato con un grande scorno di Dario Battaglia, ma l'ultima battuta di Cesare sarebbe: tutto si svolga nel massimo ordine, da ordine di seppellire i due amanti. Oggi parlavo con Cristian Greco e diceva che non è questa la scoperta, la tomba né di Antonio né di Cleopatra, ma lui affermava che era molto difficile che fossero stati seppelliti insieme, perché diciamo erano due riti molto diversi. Quindi chissà se, cioè Cleopatra appunto sicuramente si era costruita prima, come era d'uso per i potenti egizi, un mausoleo, lo dice anche nel testo Shakespeare, e i romani di solito venivano bruciati, era un grande generale, sicuramente dice lui aveva avuto un funerale diverso. Però è curioso, pensate se invece scopriamo che sono stati seppelliti insieme, no? Anche lì sarebbe una cosa incredibile, cioè unica nella storia. Dunque, se non ci sono interventi... Allora, chi ti ha visto lo spettacolo? Ah, pochi. Però qualcuno, dai. Posso credere una cosa? Certo. Aspettavate, sai. Sì. Come ha visto lei Antonio e Cleopatra? Ma tu stai registrando tutto, maledetta. Forse si sente lo stesso. Sì, per forza. Sì. Come ha visto lei Antonio e Cleopatra da regista? Come ho visto io Antonio che parla regista? Sì. Come l'ha visto in scena? No, come nella sua mente. Prima di... Ma nella mia mente non c'è niente di formato, lo so che è strano da dire, perché mi sminuisco così, ma non qua vado all'arrembaggio, cioè studio tantissimo, veramente tanto, c'è questo testo da una decina d'anni che ce l'ho lì, avevo iniziato a lavorarci su con gli allievi diplomati della scuola per attori nel cortile del Museo Egizio, quindi da lì in poi ho cominciato a studiarlo, più di un anno e mezzo per tradurlo, quindi diciamo, quello è un lavoro preliminare. E poi mi faccio molto sorprendere da quello che accade nei corpi e nelle voci degli attori, cioè non potrei fare altrimenti, ho delle mie idee, no? Di spazio, e di... poi io posso rispondere, magari Anna risponde per Cleopatra. Antonio, appunto, per Antonio l'incontro con Cleopatra nel testo è l'incontro con il vero se stesso, sostanzialmente, no? Che è un se stesso inaspettato, perché questa demenza d'amore, no? Questa malattia d'amore, gli inglesi usano la parola dotage, che è proprio l'infatuamento degli anziani, quasi irrazionale, no? Ma lo dice anche di se stesso poi Antonio, quindi lo dice il messaggero e l'ambasciatore, ma poi lo dice anche lui di se stesso. Cosa devo fare? Abbandonarmi a questa demenza d'amore o no? E lì sta il punto, perché in questa demenza d'amore si nasconde qualcos'altro, cioè lasciarsi andare in territori ignoti, in territori sconosciuti. E quindi io faccio lo stesso quando inizio a fare un lavoro.
Bene, io direi che possiamo ringraziarli molto.